questa scelta è dettata dal fatto che mi sono sentito subito partecipe di questo progetto che, con questo grande entusiasmo che ha il Presidente di portare avanti insieme i componenti dell'area tecnica, sia il direttore sportivo Pastore che il direttore generale Mangialano. Quindi questo ha fatto sì che la mia scelta, non ci ho pensato due volte e ho accettato con grandissimo entusiasmo. Naturalmente io sono una persona abituata a non fare molti proclami, nel senso che io sono abituato a lavorare sul campo, una persona in cui mi dedico completamente al mio lavoro, sono una persona che non mi piacciono le cose fuori dal campo, sono uno molto legato alla famiglia, per cui lavoro, campo, sono una persona molto in cui dedico il mio lavoro, lo faccio con grande professionalità perché mi piace, è un lavoro che al di là di tutto mi piace come lavoro, sono un professionista, per cui devo cercare sempre di dare il meglio di me stesso, anche perché ho notato che quando sono arrivato qua principalmente c'è stato un po' di scoramento da parte di tutti per questa bruttissima parentesi della recessione. Allora bisogna riportare entusiasmo, bisogna riportare questa città e questa società dove merita, come ha detto anche ieri nell'intervista che ha fatto il direttore Pastore, che questa è una società in cui ha un passato glorioso, una storia alle spalle e spero che un domani io professionalmente insieme al presidente, insieme all'area tecnica, alla società, di ritagliarmi anch'io in questo piccolo spazio nella storia di Rimini.